mamma, è arrivato un messaggio dall'equipe dell'Azione Cattolica. Ah, Mimì, leggi, cosa c'è scritto? Durante un viaggio le difficoltà non mancano mai, però con il giusto compagno, nel vostro caso compagnia, la bussola è impossibile da perdere. Voi quali compagni di viaggio vi siete scelti per non perdere di vista la vostra santità? E come state insegnando questa cosa ai vostri figli? Mamma mia, Pasquale, che domanda! Che domandone! Buonasera! Io sono Rosita. Pasquale, Miriam, Giovanni. e Rita Angelica. Beh, ci state chiedendo quali sono i compagni di viaggio. Beh, innanzitutto, Pasquale, noi siamo quasi sempre in viaggio. Maciniamo probabilmente chilometri ogni giorno. La piccolina è appena tornata da Montalto e da Cosenza. E niente, quali sono i nostri compagni? Siamo qua, siamo io e Pasquale, ci siamo scelti come marito e moglie un po' di anni fa. E poi il nostro Signore ha benedetto la nostra famiglia e i frutti del nostro amore sono qui, ci ha fatto dono di questi splendidi gioielli. E siamo una famiglia, siamo diciamo una squadra che cerca di essere vincente, affrontando le difficoltà di ogni giorno, sostenendoci l'uno con l'altro, facendoci forza. A proposito di questo, Giugio, voi con l'Azione Cattolica quest'anno che tema state affrontando? Il tema di quest'anno è una grande squadra. E che vuol dire una grande squadra? Essere una grande squadra? Cosa significa essere una squadra? Essere una squadra significa aiutarsi l'uno con l'altro, avere fiducia nell'altro. Avere fiducia nell'altro. Ma Mimì, ma tu fai parte di qualche squadra? È la squadra di pallavolo. E quando siete in campo? Quando appunto giocate, quando vi vengono, quando un compagno sbaglia, quando il mister vi dice una cosa, cosa fate? Vi ascoltate, vi Sì, sostenete? ci E sosteniamo. perché? Perché abbiamo fiducia degli altri. Perché? Fiducia in voi? Ebbè, la fiducia è reciproca, è una medicina nella nostra vita. Una medicina che ci sostiene e ci dà forza, perché avere fiducia è mettere la propria vita nelle mani dell'altro e viceversa. Essere uniti e darsi forza l'uno con l'altro. Ed è un ingrediente per aiutarci a non perdere la strada. Diciamo che uno con l'altro ci diamo forza nel cammino. E diventiamo l'uno la bussola dell'altro, ci sosteniamo a vicenda. Le regole del fair play, Giorgio, quelle che avete fatto anche a scuola, quindi giocare pulito e sostenerci. E beh, che dire, insomma, cosa possiamo augurare quindi in questa quarta domenica di Avvento? Magari, ecco, di riscoprirci l'uno bussola per l'altro. Di riscoprirci l'uno sostegno e aiuto per l'altro, di trovare magari sotto l'albero quest'anno non tanto beni materiali quanto appunto l'amore, l'accoglienza, essere gentili, avere anche coraggio, perché dare fiducia ad un'altra persona è anche mettere la propria vita appunto nelle mani dell'altro ed essere rischiare ed essere coraggiosi. Vi auguriamo quindi buon Natale, vi auguriamo un Natale veramente di serenità, eh? Di serenità e armonia nelle vostre case. Come diceva appunto Madre Teresa quando un giornalista gli chiese cosa bisogna fare per portare la pace nel mondo. E Madre Teresa rispose: tornate a casa e amate le vostre famiglie, da lì nasce la pace. Buon Natale! Buon Natale! Buon Natale!